dado la possibilità al cavallo sia di muoversi che di mangiare. Poi, quando ho messo diciamo questo anello di tirare, sembra che ci siano stati dei danni caratterizzati da un essere che non ha favorito la crescita di loro, prima di tutto. Soprattutto perché lui ha tenuto tantissimo, faceva freddo, pioveva tantissimo, e quindi i cavalli si impantanavano e non potevano andare avanti. E quindi, per evitare danni peggiori, l'intera orda prendersi un ritorno indietro. Questo è uno dei misteri che ha affascinato la storia e il secolo, non si riusciva a capire che cosa fosse successo, si parlava di questioni di lascia, eccetera, e abbiamo scoperto in questo momento. Cioè, ancora un minuto, Allora volevo raccontare anche la storia dell'albero più solo del mondo, l'albero più grande. È un albero che cresce appunto nell'isola di Canterbury, unico albero dell'isola di Canterbury a sud della Nuova Zelanda, che è in cui nei primi anelli concentrici è stata trovata una enorme quantità di sesso radioattivo, cosa che si trova in tutti diciamo gli alberi del pianeta, ma lì ci è servita ad indicarci il momento in cui ci sono state il maggior numero di esplosioni atomiche sul pianeta. Cioè, noi grazie allo studio degli anelli concentrici di un singolo albero messo su un'isola a 700 km a sud della Nuova Zelanda, sappiamo che come intorno a ottobre-novembre del 1965 c'è stato il maggior numero di esplosioni atomiche della storia dell'umanità. Questo grazie agli alberi. Secondo me è un maggior numero, ma grazie agli alberi, ma come si guardano questi cerchi? Bisogna buttare giù l'albero? No, non c'è bisogno per nulla, per la mente di Dio. Si fanno dei canotaggi, cioè sono delle piccolissime trivelline che entrano nel tronco e estraggono una specie di cilindro con tutti delle tacche di una corrispondente all'aria. E quanti alberi in città? Ce n'è uno di quelli che magari ti piace tantissimo, che penso ovunque di queste specie pioniere che da piccole erbacce diventa un cespuglio tra l'alto. Che differenza tra l'alto? Dobbiamo tenere perché fare di tutto perché diciamo che mi rimanga simpatico agli ascoltatori se mi fa parlare di una cosa del genere. Intanto che cos'è una pianta aliena? È una pianta che cresce al di fuori del proprio areale territoriale. E già questa definizione ci lascia un pochettino in corretto, perlomeno lascia molto più in corretto, perché questi areali sono degli areali molto grandi, cioè che si muovono nel tempo. Per esempio l'Atlantico, il povero Atlantico, ormai non è neanche considerato più pianta aliena, questa diventa un'inizio del mare, cioè una cosa paradossale, se l'Atlantico, e infatti quindi come se si guarda su internet, anche in punti di persone che hanno una forte persona sociologista, ambientalista, che quando si parla di Atlantico prendono il ritegno e cominciano a dire beh, non usate gli erbicidi, gli bruciate, gli spettate, eccetera. Ma l'altro è una pianta, dato che è bellissima, si chiama, viene chiamato l'albero, era chiamato l'albero del paradiso, in Cina, luogo dal quale noi l'abbiamo importato ancora all'inizio del 1700. Lo abbiamo portato qui perché era bello, dopodiché questo qui si è trovato benissimo da noi e ha cominciato a diffondersi in dappertutto. Dove cresce l'Atlantico? L'Atlantico cresce nelle zone che praticamente non vengono, in cui le nostre piante, le nostre piante autoctone, crescono meno, nel mondo dei bordi delle cittadine, in una zona dove le case vanno abbandonate, vicino ai muri, eccetera. È una pianta incredibilmente resistente di questo che ha tutta la mia. Leggermente la funzione di assorbire 80 metri di carbonio per un mondo in cui altrimenti non ci sarebbe assolutamente niente. Ora capisco che quando si vede arrivare una specie che sta da fuori e che comincia a prendere il posto di quello delle nostre, uno all'inizio si può esserci un certo sconcerto, però stiamo attenti perché siamo noti perché per questa storia della flora autoctona è tutta una questione di
artista, come potremmo pensare, è da un aspetto, no? Quindi c'è una vegetazione vaga e di tutto, di piante basse, perché faceva molto freddo. E gli alberi, dove si erano rifugiati? Si sono rifugiati nelle zone più basse d'Europa, per esempio Spagna, Russia, Inghilterra, Italia, i Balcani. Dopodiché, quando la temperatura ha cominciato a rialzarsi, si sono mossi e hanno riconquistato l'Europa. Italiano, ma neanche per idea, il fico d'India, che invece era